Osmani Guantorena, bentornato a Trento, come stai? Benissimo, sto bene. Cosa, è stata un'estate abbastanza tranquilla? Sì, diciamo di sì. Dopo il mese impegnativo che ho avuto a Doha, il resto è stato tranquillo. Ho avuto tempo per riposare, anche per allenarmi un po', però sto bene. Cosa, si riparte con un nuovo inizio, dopo l'anno scorso che è stata una stagione strepitosa, le tre trofei, le finali fatte, tutto quanto quello che è arrivato, insomma. Si riparte con un'altra stagione che sarà anche questa bella intensa, tra cinque obiettivi, tra Champions League, Mondiale per Club, Campionato. Sì, quest'anno abbiamo lo stesso obiettivo di la stessa competizione, scusa, l'anno scorso. Quindi sarà una stagione troppo competitiva, anche perché finiamo prima, per il discorso delle Olimpiadi si gioca ogni tre giorni. Quindi sarà molto impegnativa. Purtroppo siamo 3-4, tutti quanti sono in nazionale, quindi ci prepareremo più meglio possibile finché non arrivano tutti dagli europei, poi inizieremo a allenarci insieme. La cosa positiva è che rispetto alla stagione scorsa la squadra è cambiata poco, per cui anche se vi troverete all'ultimo momento... Sì, è cambiata poco, sono cambiato l'ingresso di Duric, che comunque penso che sia un ingresso molto importante per noi, quello che ha muro, battuta. Però la squadra è lo stesso, non ha cambiato niente, quindi ci conosciamo bene e speriamo di partire bene, fare bene. Sarà importante quest'anno soprattutto riuscire a tenere fisicamente, perché si giocherà praticamente ogni tre giorni, sarete spesso e volentieri in viaggio, per cui a livello fisico soprattutto sarà molto stancante, bisognerà fare turnover e tutto quello che bisogna fare in queste situazioni. Sì. Bisogna gestire almeno in questo periodo la preparazione fisica, perché dopo non avremo tempo per caricare tanto, quindi questo periodo è molto importante, soprattutto per noi che non siamo in nazionale, dobbiamo allenarci bene e poi gestire bene la situazione, perché come hai detto te non abbiamo molto tempo per allenarci, quindi c'è una partita tra l'altra, dobbiamo essere pronti. Hai dato un'occhiata a come sono cambiate un po' le altre squadre del campionato rispetto all'anno scorso? Ho visto solo un po' così, Cuneo, Macerata, Modena, ma non ho che ho visto tante. Però non mi preoccupa la tua squadra, dobbiamo preoccuparci noi, di fare bene noi e vediamo cosa faremo noi. Tutto dipende da noi, la tua squadra comunque sono forti, quindi è il campionato più forte del mondo, non c'è niente da dire. Questa squadra ha sempre avuto degli aspetti di gioco molto precisi, è stata sempre molto aggressiva in battuta, in attacco. Adesso sono arrivati due giocatori come Djuric e come Burstaller, che forse permettono di fare un passo in più anche a muro. Sì, come ho detto prima, secondo me adesso siamo più forti a muro, anche in battuta. Djuric è uno che, quello che ho visto, batte bene. Poi tutti noi battiamo bene con la nostra battuta, se non arriva l'eccezione è molto difficile passare contro di noi, quindi abbiamo dato un passo avanti. Poi bisogna vedere anche in campo, no? Cioè, parole molto facili, però secondo me siamo un pochino più forti l'anno scorso. Ti dispiace non essere in questo momento in nazionale o comunque non poter avere l'occasione di giocare ancora in nazionale? Mi dispiace, questo lo sapevo già, non è una novità per me. Da un punto di vista non mi dispiace, perché così mi riposo di più, ho tempo da riposarmi tutto un anno impegnativo. Un altro punto è vero che mancano Olimpiadi, è una roba grossa, però lo sapevo, allora non ci penso neanche, quindi la mia nazionale è questa qua e provo a dare tutto per la Trentino Volley. Ossia, all'inizio dell'estate si è parlato tanto di te per alcune offerte che sono arrivate dalla Russia, sei però molto contento di essere rimasto qui. Scusa, non ho capito molto bene. All'inizio dell'estate sì. Si era parlato molto di te per alcune offerte che alcuni club russi ti avevano fatto per portarti a giocare in Russia. Alla fine però sei contento di essere rimasto qua a Trento? Sì, sono contento di aver rimasto qua. Poi siamo una squadra forte, quindi non avevo nessun motivo per cambiare adesso di squadra. Per adesso sto bene qua, poi in un futuro vediamo.